Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, in questo video voglio parlarvi di tre dispositivi che ho avuto modo di provare nel 2017. Purtroppo non li ho portati sul canale YouTube di Mythical Snake, ma ho avuto modo di provarli, ve lo assicuro, e sono tre dispositivi che quest'anno mi hanno sorpreso di più rispetto ad altri, e sono di tre produttori diversi. Io direi di partire dal mio preferito, ovvero il OnePlus 5, che è un dispositivo che porta con sé delle caratteristiche come un processore Snapdragon 835 accompagnato da ben 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con un display da 5,5 pollici con protezione Gorilla Glass 5, una fotocamera da 16 megapixel con flash LED e una fotocamera frontale da 16 megapixel anch'essa accompagnata da un flash LED, quindi direi un'ottima fotocamera per quanto riguarda i selfie. La fotocamera, oltre che a regalare degli ottimi scatti, riesce a catturare video a 4K a 30 frame per secondo. Questo dispositivo vanno ad aggiungersi anche alcune funzionalità che possono essere attivate tramite gesture. Un altro dispositivo che mi è piaciuto di questo 2017 è sicuramente il Samsung Galaxy Note 8. Il secondo dispositivo di casa Samsung che ha portato con sé la tecnologia borderless è il secondo dispositivo a portare un Infinity Display con rapporto 18 noni e porta con sé un processore Exynos 8895 da 2 GHz accompagnato da ben 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD fino a 256 GB. Un display da 6,3 pollici con protezione Gorilla Glass 5 Super AMOLED. Porta con sé anche una fotocamera da 12 megapixel dual LED con apertura f1.7 e una fotocamera frontale da 8 megapixel. A questo dispositivo si vanno ad aggiungere tutte quelle funzioni che fanno parte della S Pen, di tutte quelle nuove che sono state aggiunte, come la traduzione dei testi, e soprattutto è stato reso molto più intuitivo scrivere delle note a display spento. Un altro valore aggiunto a questo dispositivo è sicuramente il Samsung Desk, che permette di utilizzare il Samsung Galaxy Note 8 come un vero e proprio PC, stando seduti alla scrivania e lavorarci tranquillamente. Un altro dispositivo che sicuramente, e lo ribadisco, gli faccio i miei applausi, è sicuramente iPhone X, perché Apple ha sicuramente cambiato il design di questo dispositivo e lo porterà sicuramente su altri dispositivi, perché finalmente Apple è riuscita a rimuovere il tasto home e far funzionare il dispositivo tramite delle gesture. A questo dispositivo vanno ad aggiungersi tutte quelle funzionalità che fanno parte delle gesture, e sono state aggiunte anche delle funzioni importanti come il Face ID, che riesce a riconoscere il nostro viso e sbloccare il dispositivo quasi in qualsiasi situazione, e si vanno ad aggiungere delle caratteristiche come un processore A11 Bionic Hexacore da 2 GHz accompagnato da 4 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo dispositivo ha fatto parlare molto di sé per quanto riguarda la notch, ovvero la gobba presente in alto a display. Allora, io ho avuto modo di provarlo per qualche paio d'ore, devo dire che a me non ha creato nessun fastidio, perché proprio sotto quella gobba il dispositivo nasconde tanti di quei sensori e nasconde soprattutto la fotocamera. Quindi quest'anno devo dire veramente brava a Apple. Questi tre dispositivi con sé portano la fast charge, ovvero la ricarica veloce, con una pecca: che l'iPhone X in dotazione non viene dato nessun tipo di carica batteria di ricarica veloce, e tutti e tre i dispositivi li possiamo ricaricare tramite wireless, ovvero se abbiamo una basetta di ricarica wireless senza avere il fastidio di cavetti, possiamo metterlo lì sulla nostra base wireless e ricaricare il nostro dispositivo con tranquillità senza avere il fastidio di cavetti. Allora, questi sono stati i tre dispositivi che a me sono piaciuti particolarmente di questo 2017, e se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e fatemi sapere qua in basso nei commenti se questo video vi è piaciuto, e soprattutto se avete dei vostri dispositivi che vi sono piaciuti di questo 2017.
condividete i link con i vostri amici di questo video e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video. Nella descrizione trovate i link a tutti gli altri social a cui è connesso Mythical Snake, soprattutto su Instagram, perché sono molto molto attivo. In altri casi, come nel precedente video, vi auguro un buon fine 2017 per dare un buon inizio a 2018. E noi ci vediamo sicuramente qui sul mio canale YouTube con un prossimo video. Ciao e auguri a tutti!